Buon pomeriggio amiche ed amici di Rete 8 e benvenuti alla puntata del mercoledì di pomeriggio. Immediatamente un saluto doverosissimo a Barbara Passerini. Ciao Barbara, buon Buon pomeriggio. pomeriggio Lorenzo, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto so che ci rivedremo anche domani e questo è Certo. importante perché ovviamente ci sono tanti appuntamenti, tanti approfondimenti da seguire in tua compagnia. E oggi pomeriggio voglio partire proprio con te, voglio partire da un incontro sulla scena di qualche anno fa, ma che i nostri amici telespettatori hanno scritto, insomma, sul canale Facebook, vogliono rivedere, vogliono riassaporare. Esatto, e sono proprio contenta di rivedere insieme a voi, cari telespettatori, questo incontro sulla scena del 2020, quindi di qualche tempo fa, ma veramente, come dire, pieno di significati. Avremo con noi, vedremo, Elisa De Usanio e Andrea Lolli. In quel momento stavano portando al Teatro Comunale di Teramo uno spettacolo bellissimo, Neve di carta, che Elisa, di cui Elisa curava la regia, sulla scena Elisa e Andrea Lolli, e il tutto ispirato liberamente al libro di Anna Carla Valeriano Ammalò di testa, così una storia delicata e dolcissima, che prende le mosse da quei carteggi che sono stati ritrovati, veri, reali, tra le carte del manicomio di Teramo. Insomma, sarà sicuramente un incontro sulla scena molto ma molto accattivante e da seguire. Io dico spesso, insomma, alzate il volume della vostra TV, del vostro apparato tecnologico per seguire, diciamo così, una riproposizione di questo incontro realizzato dalla nostra Barbara Passerini. Per dispetto, non lo so se è un dispetto che ti faccio a te o un dispetto che mi faccio a me, qua dentro sta tutta la rovescia. In basso a destra del foglio, vicino al bordo bruciato. Tua Gemma. Stiamo provando, quindi diventa che viene presa e portata in manicomio. Ciao cara! Ma siamo a caro amico, noi siamo le prime prove che facciamo. Buonasera e benvenuti a un altro degli incontri sulla scena. Questa sera siamo qui per un appuntamento un po' particolare con un lavoro di cui parleremo qui con Elisa Di Usanio e Andrea Lolli. E, un lavoro che si sta costruendo proprio in questi giorni su questo palcoscenico. Elisa, parlaci un attimo di questa esperienza di residenza. Noi in questi giorni ce lo ripetiamo sempre perché è veramente un privilegio avere un teatro a disposizione dove poter mettere in atto il percorso creativo, perché è una cosa che non accade praticamente mai. Per noi è un'esperienza davvero utile e importante perché comunque abbiamo uno spazio a disposizione del genere, quindi poi veramente ad libitum per tutto il giorno, per cui siamo a casa, cioè ci sentiamo proprio bene. E quindi sono veramente entusiasta di fare questa esperienza che adesso ha una prima tranche di una settimana, poi avremo una seconda residenza più ampia di 2 settimane, dove costruiremo il primo studio definitivo sullo spettacolo. Quindi è proprio un work in progress lento, perché io ho voluto avere tanto tanto tempo a disposizione per andare a fondo di questo percorso. Sì, perché stiamo parlando di un lavoro che nasce dallo scritto di Anna Carla Valeriano, Ammalò di testa. Anna Carla ha raccolto documenti, lettere private che erano proprio delle pazienti, tra virgolette, del manicomio di Teramo.
Sì, ma io era tempo che volevo fare un lavoro legato alla mia origine, alla mia città, e il libro di Anna Carla è arrivato per caso ed è stata una folgorazione. In più io e Anna Carla siamo molto vicine perché abbiamo fatto il liceo insieme. Io chiedo scusa per le cioce, però fanno parte del personaggio. Siamo state compagne di banco, per cui ho detto questo è il progetto giusto al momento giusto. Me lo sono presa per prima e quindi sono molto contenta di farlo. La residenza artistica come strumento per creazioni che hanno un linguaggio nuovo e di ricerca in qualche modo all'interno del teatro contemporaneo. Che importanza hanno? Posso dire solo questo, semplicemente che siamo in un mondo dove il caos fa da padrona, è tutto veloce, tutto velocissimo, e oggi anche i percorsi creativi, i film, gli spettacoli hanno dei tempi talmente brevi che uno non fa in tempo davvero ad entrare in una cosa e uno dice ma che cosa sto facendo? Per me un percorso creativo ha bisogno di tempo. Per questo che io ho combattuto fortemente ed è arrivata questa occasione di questa residenza così lunga che ho detto questo è veramente un tesoro che ho per le mani, che abbiamo per le mani noi artisti che possiamo farlo, perché è un privilegio che non ha nessuno quasi più ormai. Io spero che questo viaggio possa essere il più lungo possibile e poi alla fine l'atto creativo in sé sarà la parte forse meno interessante, credo. E penso anche per i miei compagni di viaggio, che sono Andrea Lolli. Che vuoi dire qualcosa, Andrea Lolli? Oggi lavorare in teatro, che comunque rimane per un attore forse una delle cose più belle, però è sempre un lavoro su commissione, alle volte non riesci a fare veramente quello che vuoi fare, magari cerchi di mettere quel poco che sai fare o che presumi di saper fare in situazioni che non ti soddisfano pienamente. In questo caso io devo dire personalmente che noi abbiamo avuto la fortuna, la bravura anche sua, di riuscire a attrarre una scrittrice, una drammaturga bravissima che è Letizia Russo, bravissima, straordinaria, che ha scritto questo testo ispirandosi appunto al libro, ma prendendolo da un'altra parte, ha narrato tutto questo attraverso la storia di due persone semplici, umili, è fondamentalmente anche una storia d'amore. Avere un testo così bello, così forte, così dove dobbiamo solamente essere noi a saperlo guidare, è come una macchina straordinaria e noi dobbiamo essere in grado di saperla guidare, ed è non è sempre, non succede sempre. Non è una cosa così comune, oggi come oggi. Siamo qui con Anna Carla Valeriano, che è l'autrice di Ammalò di testa, questo testo straordinario, nato dalle esperienze reali di queste donne nel manicomio di Teramo. E quindi ecco lei che in poche parole ha tirato fuori da quelle mura Gemma e Bernardino. In realtà Gemma e Bernardino danno voce alle tante voci che io ho incontrato nel corso del mio lavoro di ricerca, che poi sono confluite in Ammalò di testa, che è un libro corale perché racconta le vicende del manicomio di Teramo, ma racconta appunto tante piccole storie, tante microstorie di uomini e donne che in quei luoghi hanno consumato le loro esistenze. E per cui io penso che sia un lavoro davvero prezioso, poi vederli in scena è un'emozione molto forte. Dicono, pensano che io sono bravo a ubbidire, ma anch'io lo pensavo di me, lo dicevo fino a stamattina, fino alla neve fatta di carta, quando gli alberi di ulive mi dicevano non andare, ma i piedi mi camminavano l'una. Eccoci tornati in diretta sempre qui dalla Domus di Teramo. Complimenti Barbara per questo incontro sulla scena che hai realizzato qualche anno fa, ma che è sempre attuale. Guarda, sempre attualissimo. Tra l'altro abbiamo avuto proprio a parlare con noi in un incontro sulla scena un altro autore, no? Antonio Grosso, che parlava anche lui di nel suo spettacolo di problematiche legate a quelli che erano i manicomi, no? Che dopo la legge Basaglia sono stati
chiusi, ma che nel frattempo hanno conservato poi tante storie anche terribili, come quella di Gemma e Berardino, i protagonisti appunto della storia di Neve di Carta, che tra l'altro Elisa ha portato in giro per l'Italia. Io spero che torni ancora in Abruzzo, e se dovesse tornare nelle programmazioni dei nostri teatri sicuramente andremo a incontrarla di nuovo per vedere come si è evoluto poi lo spettacolo, perché si sa che non è mai fine a se stesso. Questa era una prima assoluta, perché veniva fuori da un periodo di residenza artistica a Teramo. E quindi insomma un incontro bellissimo. Poi Elisa Di Eusanio è un'amica, perché è di Teramo, lo ricordiamo, anche se adesso calca palcoscenici comunque nazionali, poi in TV l'abbiamo vista, sì, in Doc, questo grandissimo successo televisivo, ma lei ama sempre tornare nella sua città e quindi l'aspettiamo. E mi fa piacere aver rivisto insomma questo incontro, perché come detto in apertura insomma di giornata, sono stati i nostri telespettatori a chiederci di rivederlo, insomma, e questo vuol dire che quello che produci, che quello che realizzi è qualcosa di interessante e soprattutto di un livello culturale superiore, lo possiamo dire. Grazie, possiamo Lorenzo, dire tranquillamente. Mi imbarazzo molto, ma in realtà è proprio Elisa che è un personaggio amatissimo. Sì, veramente molto amato, e io appunto, tra l'altro, ecco, colgo l'occasione per invitarla qui in studio, appena magari sarà dalle parti di Teramo, penso proprio che riusciremo a averla con noi. Benissimo, grazie ancora a Barbara Passerini per questo incontro sulla scena, e continuiamo a parlare d'amore, un amore sbocciato, nato nell'Ottocento, che si è sviluppato qualche secolo fa, grazie al nostro Raffaele Gianzante, che va a pescare sempre delle chicche clamorose. Questa volta devo dire ha dato un taglio decisamente originale a questa storia d'amore tra due persone, insomma, veramente di rilievo, spiccatissime, perché stiamo parlando di Venceslao di Persio e di sua moglie Rosanna Pallotta, i quali sono proprietari di questa collezione eccezionale esposta al Museo dell'Ottocento, un romanticismo che proprio il periodo storico, no, ci racconta, sì, sia ecco nell'arte ma anche nella musica, insomma in tutte le sue manifestazioni. E Raffaele dà sempre un taglio, uno sguardo diverso da quello, sì, che no, si può pensare comunemente. E allora lo andiamo a vedere questo approfondimento che ci arriva da Raffaele Gianzante, poi torniamo in studio, ne parliamo un altro pochettino prima di lanciare l'altro servizio. I capolavori sono fatti per sbalordire. Sono fatti per persuadere, per convincere. Per entrare in noi attraverso i pori. L'arte non come investimento, ma come passione che poi nel tempo si trasforma attraverso, per esempio, il Museo dell'Ottocento a Pescara in mecenatismo.
È stato questo negli anni il comune pensiero che ha legato i coniugi pescaresi Venceslao Di Persio e Rosanna Pallotta, fino alla creazione di una fondazione. In oltre 30 anni insieme, condividendo ricerche, sogni, aspettative e magari qualche delusione, lui e lei e lui hanno collezionato centinaia di opere, napoletane e francesi, fino a realizzare un museo in cui condividere con la comunità questa avventura culturale attraverso dipinti che hanno tracciato la storia della pittura figurativa del XIX secolo. Superando anche, come capita spesso e volentieri anche ai più generosi, rallentamenti burocratici e amministrativi. Ma anche loro hanno avuto bisogno di una guida e l'hanno trovata in un professore, il professor Stefano Papetti, direttore dei musei civici di Ascoli Piceno, che nel 2015 realizzò una mostra dedicata a De Nittis su prestito del collezionista pescarese. Qui, dove c'era la sede della Banca d'Italia a Pescara, adesso come racconta Sgarbi, c'è una folla di maestri dell'Ottocento, stretti tra di loro a raccontare un secolo di meraviglie. Sarebbe stato per ognuno di loro, e forse per alcuni è stato, un'emozione. Senti un attimo, Caravaglia, andare a trovare Di Persio 5-6 anni fa, 7 anni fa, io l'ho conosciuto nel 14, ci vedevi uno studio con tutti i quadri affastellati, pensavi a un pazzo per l'arte, che aveva però anche un qualche delirio e come una specie di volontà, quasi un eccesso di piacere, però tutto concentrato in una stanza. L'idea è che tutto oggi sia distribuito in questo palazzo è lo sviluppo del suo sogno, che è un sogno di una persona che ha rapito le opere per salvarle, le ha tenute come profughi in una casa per clandestini dove lui ne metteva una contro l'altra e alla fine ha preso un palazzo dello Stato, questa è la Banca d'Italia, per disporre in un modo mirabile. Vederle adesso ti fa capire come in un libro una storia che è una storia privata. Quindi c'è una uscita dalla collezione privata sia rispetto al possedere, sia rispetto a questa volontà di avere tutti i quadri solo per sé e poi anche rispetto alla possibilità, sempre con la propria iniziativa, di avere uno spazio in cui farli vedere a tutti. Cioè, oggi queste opere sono di tutti, sono sue, è suo il palazzo, ma le opere sono di tutti. Quindi quello che sembrava una forma così quasi maniacale di accumulazione era perché lo Stato non aveva ancora trovato uno spazio e si era trovato da solo, quindi questo mi pare l'emozione. E mentre ne parlavo con il ministro e con gli amici che ci stanno seguendo, in qualche modo il percorso si costruisce, anche per me molte cose sono tuttora poco conosciute. E lui le ha cercate e oggi le propone per tutti. Quindi aumenta la conoscenza e anche la quantità del nostro patrimonio artistico. Sarebbero andate altrimenti disperse magari nella casa di un signore, che appunto se non tiene per sé nulla di male, ma quello è il collezionismo inteso come proprietà. Questo non è proprietà, questo è stato. Questa è un'attività, diciamo, collezionistica nata 35 anni fa, che già aveva una sua base prima attraverso un altro tipo di, diciamo, di collezionismo di arte contemporanea, poi sono passata all'arte moderna, che raffigura l'Ottocento in prima persona. Quindi. E diciamo che abbiamo iniziato a collezionare, io e mia moglie abbiamo cominciato girando un po' tutta l'Europa e non solo l'Europa, a raccogliere secondo una certa idea di quadri, e è venuta fuori questa collezione. Tutte le opere sono come figli per me, dalla prima all'ultima sono tutte uguali. Poi ci può essere l'opera di maggior pregio e maggior valore, ma per noi anche l'opera di minor valore è sempre un'opera che noi abbiamo cercato, voluta e acquistata perché ci piaceva. Il mio sogno era quello, dopo un po', considerando che noi non abbiamo eredi diretti, volevamo che questa collezione non fosse smembrata dopo di noi, insomma. E allora abbiamo deciso di fare qualcosa da lasciare a Pescara, no? Pescara c'è stata molto ostile, quindi per 7 anni abbiamo rincorso, diciamo, questo sogno. Siamo stati trascinati in tribunale di vario tipo,
fino a che poi alla fine si è realizzata, no? Hanno capito che stavo proponendo qualcosa di importante. Il mio lavoro per oltre 50 anni è stato quello di fare il costruttore, quindi in effetti questo mi ha facilitato un po' in tutto quello che ho fatto. È stato tutto fatto da me, personalmente, sì. Ogni cosa qua è stata, diciamo, curata da me personalmente con molta pignoleria, diciamo, con molta attenzione. E questo è valso anche per le opere. Le cornici ha avuto un discorso, io ritenevo che i capolavori vadano vestiti bene, come anche una bella donna ben vestita, quindi i capolavori vanno vestiti bene. Quindi ho girato anche per questo tutto il mondo, nonostante l'Europa, cercando di scovare le cornici più belle e più adatte di vestire quell'opera. Ovviamente andiamo al 400, all'800. Il museo vive soltanto se continua ad aggiornarsi, a fare convegni, a fare mostre sempre più importanti, di livello ovviamente non dal nazionale minimo, massimo all'internazionale. Alcuni progetti già ce l'ho in mente, adesso vanno valutati, perché oggi è molto difficile avere delle opere, molto difficile poi. Qui hanno tutte le garanzie perché la costruzione è idonea a tutto. Abbiamo cassaforte addirittura della Banca d'Italia, abbiamo un impianto di deumidificazione che hanno pochi musei, abbiamo un impianto di condizionamento quasi tutto a pavimento, quindi senza correnti d'aria, senza reflussi, senza niente. Dovrebbe essere più facile per noi avere delle opere per poter fare delle grandi mostre. Noi da sempre siamo innamorati dell'arte, quindi è stato il nostro compagno di viaggio nella nostra vita, quindi abbiamo sempre cercato il bello, ma questo non soltanto nei quadri, anche in tutto il resto, no? Lei ha visto dei mobili che sono di notevole qualità, ha visto delle cornici che sono di qualità, ha visto anche questa libreria che non è, è tutta inerente alle opere, per lo più inerente alle opere che noi conserviamo in questo museo. Quindi il bello per noi è sempre stato la rincorsa. Come disse Giuseppe Palizzi, che è stata la figura fondamentale intorno a cui mio marito ha poi costruito tutta questa collezione, vorremmo rinascere per ricominciare. Io personalmente, essendo stata una pediatra, mi aspetto di vedere l'ultimo piano pieno di bambini, anche piccolissimi, che vengano con le loro cartelline, con le loro matite ad imparare a guardare un quadro, a disegnare. Ecco, questa è la mia prossima tappa. Vittorio Sgarbi, all'inaugurazione del Museo dell'Ottocento, lo ha definito il più importante del centro-sud Italia, nato dalla tenacia di questa famiglia di collezionisti. È un museo, ha detto ancora Sgarbi, che nessun altro dopo Giuseppe Ricci Oddi a Piacenza e Peggy Guggenheim a Venezia avrebbe saputo costituire e poi istituire. Per la prima funzione, vale a dire costituire, occorrono conoscenza, passione, amore per la caccia, al tesoro dell'arte, e da ultimo denaro. Per la seconda ci vogliono doti di pazienza, sovrumana, di gentilezza e di determinazione.
Il museo non offre soltanto dipinti ma anche sculture, 15 sono le sale poste su 3 piani collegati da una scala in marmo bianco. L'edificio neoclassico risale alle importanti trasformazioni architettoniche e urbanistiche del primo ventennio del Novecento. L'ampio atrio ospita la biblioteca con una vasta raccolta di libri di storia dell'arte e monografie. Sullo stesso piano ecco le 3 sale dedicate alla storia della pittura napoletana del XIX secolo. Indaco e amaranto sono i colori scelti per le pareti di tutte le sale del museo. Discreta quanto tecnicamente studiata l'illuminazione, ogni opera è accompagnata da puntuali didascalie e pannelli descrittivi. Per gli studi dell'Ottocento di Persio e per gli studiosi, ve ne sono qui alcuni, è un riferimento importante per il suo divertimento di raccoglitore, di collezionista, nell'andare a cercare anche autori apparentemente marginali o minori. E la storia di molti collezionisti dell'Ottocento è legata a un mercato, un mercatino, possiamo dire, che si è creato intorno a loro. Gran parte di quelle collezioni che furono fatte per il puro piacere dei collezionisti sono rimaste unite nei cataloghi, che sono diventati cataloghi di vendite all'asta di quelle opere, per cui lui ha nella sua biblioteca queste testimonianze diverse dalla sua. Lui ha voluto fare un monumentum aere perennius, e cioè che le opere e il museo continuassero a vivere qui, non sulle pagine di un catalogo. Ed è singolare che alcuni di questi dipinti, di queste aste, siano arrivati nella collezione di Persio, come trovando qui salvezza e un porto sicuro. E quindi è interessante anche il percorso logico e storico per cui questo luogo è una vendetta o un riscatto del collezionismo rimasto sempre in una dimensione domestica, personale, anche importante, con opere significative, ma sempre come, essendo l'Ottocento, per una casa, non per un museo. E questa invece è una casa che è diventata un museo. Ad ogni quadro ho scelto una cornice del 500, del 600, che sono cornici non dell'epoca, alcune sono anche dell'epoca del dipinto, ma molte sembrano montate per valorizzare e dare il senso che quell'opera è importante, come se fosse un'opera del 600 o del 500. Quindi c'è un intendimento concettuale. La cornice non è soltanto un elemento decorativo o di isolamento del dipinto per metterlo meglio su una parete, ma è un modo per onorare il pittore con il rango di un maestro della pittura rinascimentale o seicentesca. 260 tele, tutte rigorosamente con cornici antiche, anche rinascimentali, che testimoniano la scuola di Barbizon e la scuola di Posillipo, in un confronto con pennellate impressionistiche, pellicole pittoriche veriste, per esempio dei capolavori di Antonio Mancini, opere prestigiose di un maestro oggi conteso per mostre retrospettive da musei tra Europa e Stati Uniti. Citarli tutti è quasi impossibile a credersi, ma ci proviamo. Gustave Courbet, Charles-François d'Aubigny, Alexandre-Gabriel de Camp, Charles-Émile Jacques, Pierre-Étienne Théodore Rousseau, Giuseppe De Nittis, Joseph Rebel, gli abruzzesi Valerio Laccetti, Giuseppe Palizzi, Gabriele Smargiassi, il pescarese Basilio Cascella, i triestini Pietro Fra Giacomo e Giuseppe Pogna, i veneziani Antonio Canella e Federico Zandomeneghi, e ancora il napoletano Domenico Morelli, il pugliese Saverio Altamura e molti altri, francesi e napoletani. È certamente il più importante museo dell'Ottocento del centro Italia, stante che la Galleria Nazionale di Roma, che è un importante museo anche dell'Ottocento, è stata commissariata diventando un museo di arte contemporanea in cui le presenze degli artisti dell'Ottocento sono molto rarefatte. È una visione della direttrice attuale che apre la strada per Di Persio ad avere a Pescara, in un palazzo straordinario da lui restaurato, una selezione di dipinti dell'Ottocento che non si possono vedere a Roma. Mentre i musei di arte medievale moderna sono decine, centinaia, i musei dell'Ottocento sono ancora molto limitati, e questo
per il gusto, la sensibilità, la qualità della scelta, l'accostamento con la Francia, l'École de Fontainebleau, l'école, la scuola di Barbizon, questi mondi paralleli, e l'Italia che ha i suoi migliori artisti come Nenitis che vanno in Francia nel momento in cui ci sono gli impressionisti, questo da Di Persio è stato voluto come un dialogo fra i due luoghi più importanti per l'Ottocento. È chiaro che la Francia è importante soprattutto per l'Ottocento e l'Italia per tutti i secoli precedenti, però è talmente alta la qualità pittorica dell'Ottocento italiano che anche se è meno conosciuto di quello francese occorre continuamente ripensarlo, rendendosi conto che alcuni luoghi comuni potrebbero essere ribaltati. E cioè, è vero che è grande Courbet, ma è vero che è grande anche un pittore come Federico Rossano, o un pittore certamente grande come il Giacinto Gigante, cioè autori che certo non sono riconosciuti come i grandi pittori francesi, ma che qui trovano una giusta collocazione anche nella nostra visione generale dell'arte italiana fino ad oggi. Nella storia, l'Ottocento è il momento dell'unità d'Italia, quindi la vera arte italiana è questa, non è quella del Quattrocento. Nel Quattrocento l'Italia non c'era. Italian School nei musei fa riferimento a Leonardo, Michelangelo, ma non c'era l'Italia. Questa invece è l'arte italiana. Sono opere in parte precedenti, ma in larga misura dopo il 1861. Mi auguro che il museo abbia molta fortuna, perché l'Ottocento in compenso è amato soprattutto perché non ti mette in condizioni di inferiorità, perché vedi paesaggi, vedi natura, vedi, non c'è nulla di imponente, di filosofico. C'è quello che si chiama impressionismo, che si chiama pittura dei macchiaioli, pittura di Posillipo. Quindi è sostanzialmente qualcosa di più facile, di più accostante, e questo potrebbe anche portare fortuna a questo museo, come io gli auguro. Le cornici in questo museo rivestono una particolare importanza, e il termine rivestono è quanto mai calzante. Qui le cornici, richiamando l'enunciato brandiano di raccordo spaziale fra osservatore e dipinto e fra dipinto e fondo, vestono i dipinti per presentarsi in società. Al primo piano del museo spiccano i dipinti della scuola di Resina con il celebre Rovine di Pompei di Alceste Campriani. Seguono le sale monografiche dedicate a Antonio Mancini e Michele Cammarano con lo splendido Incoraggiamento al vizio del 1868. Al secondo piano il visitatore incontra la pittura di storia, quella di genere e il ritratto. In queste sale ecco le opere di De Nittis, dei fratelli Palizzi, di Federico Zandomeneghi, oltre ai pittori della scuola di Barbizon, con i paesaggi Le rive della Lue del 1862 e Le ruisseaux entre les roches del 1876 di Gustave Courbet. A seguire le interpretazioni della foresta di Fontainebleau di Narcisse Virgilio Diaz de la Peña e Vache à la Brevoir di Constant Troyon. Il progetto prevede di accogliere eventi e istituire premi e borse di studio. Insomma, un polo culturale in piena regola. Eccoci tornati in studio dalla Domus di Teramo. Lo avevamo detto, servizio approfondimento particolare, quello del nostro Raffaele Gianzante, che ovviamente ringraziamo per il lavoro svolto, ma lo ritroveremo anche con il passare dei giorni per altre chicche. E allora io e Barbara andiamo a prenderci un caffè, una piccola pausa di un paio di minuti circa, ma non vi lasciamo soli, anzi vi proponiamo due spot. Il primo
dell'ASL di Teramo, che invita tutte le donne a sottoporsi allo screening per prevenire il tumore al colon, alla mammella e all'utero. Di seguito lo spot del BIM, bacino imbrifero montano, che ci mostra ancora una volta e ci evidenzia ancora una volta che il nostro territorio è ricco a livello naturale di tante bellezze. E poi torneremo in studio per continuare la nostra puntata. Si chiama screening e salva la vita. Riceverai nei prossimi giorni una lettera o una telefonata che ti inviteranno a partecipare alla campagna di screening per il tumore della mammella. Si tratta di fare una mammografia gratuita, senza tempi di attesa e senza impegnativa del medico. Oggi il tumore della mammella è una malattia molto frequente, dalla quale però si può guarire se viene fatta diagnosi precoce. La diagnosi precoce si fa con la mammografia, per cui tutte le donne da 50 a 69 anni possono e devono partecipare a questa campagna, perché lo screening salva la vita. Si chiama screening e salva la vita. Quando vuoi trovare l'idea giusta per risolvere le cose e sai che il mare ti aiuterà. Quando il sabato sei in giro con gli amici e puoi scegliere fra mille paesaggi, festeggiando come se fosse sempre il tuo compleanno. Quando torni a casa da scuola e i tuoi nonni ti fanno trovare un piatto pronto per ricordarti che sì, loro per te ci saranno sempre. Quando sai che tra un po' comincia a nevicare e tutto si tingerà di bianco. Quando guardi il cielo e ti accorgi che le montagne quasi lo toccano e ti viene da sorridere perché ti senti tanto piccola, ma abbastanza forte per risolvere tutti i problemi. Quando vuoi cambiare davvero le cose. Quando vuoi essere forte, rimanendo sempre gentile. Quando sai che sì, puoi fare veramente tutto. Quando vuoi viaggiare e ti bastano pochi chilometri per sorprenderti. Quando un vento leggero ti accarezza il viso, consigliandoti la strada giusta da seguire. Quando arriva il Natale e sai che in ogni casa ci sarà sempre un posto per te. Quando sei qui, ti sembra di scoprire un mondo. Di scoprire te. Discover Teramo. Quando scopri un territorio, scopri sempre un po' di te. Eccoci qui, dopo il caffè, dopo il doppio spot, quello della ASL e quello del BIM, siamo tornati in studio, io e Barbara Passerini. E torno da lei perché c'è un altro spazio appunto realizzato dalla nostra Barbara che stavolta va a dare uno sguardo al Teatro dei Ragazzi. Sì, guarda Lorenzo, sono proprio contenta di annunciare che finalmente si è aperta la stagione di Teatro Ragazzi anche a Teramo. E che aspettavano in tanti con grande voglia di tornare a teatro, anche i bambini, i ragazzi, e la Bottega della Befana, questo spettacolo portato dal teatro, dalla compagnia Teatro Bertolt Brecht di Formia, è stato uno spettacolo decisamente di grandissimo profilo per un teatro ragazzi, 6 attori in scena, quindi una bellissima presenza scenica, e siamo andati proprio a vedere cosa è successo. Prego regia. Siamo qui al Teatro Comunale di Teramo e in attesa che inizi il primo spettacolo della stagione di Teatro Ragazzi, La Bottega della Befana. Quindi adesso andiamo a vedere questo spettacolo ragazzi della compagnia teatrale Bertolt Brecht. È uno spettacolo che si ispira liberamente al libro di Gianni Rodari, La Freccia Azzurra. Andiamo a vedere insieme. Sono giorni di pioggia, dei giorni illuminati da un sole splendente.
poi la tradizione succede, una grande calma cade sulla terra e comincia a nevicare. È la notte di Natale, la notte in cui Babbo Natale porta i regali a tutti i bambini del mondo. Ma i bambini più fortunati di tutti sono quelli italiani, perché se sono stati buoni nella notte dell'Epifania, ricevono degli altri regali. Questi doni li porta la Befana, che vola di casa in casa a cavallo di una scopa. Quando la bambina Francesca si è incontrata con gli altri giocattoli. Andare a teatro e guardare questi spettacoli. Allora, a me questo spettacolo mi è piaciuto molto e la parte che mi è piaciuta di più è stata pure a me quando hanno rincorso tutti quanti Scarafoni. A me mi è piaciuto tanto, soprattutto la parte in cui la Befana è a dietro e tutti hanno passato davanti a lei e poi l'ha presa a botte. Ciao! Ciao! Ciao. Divertentissimo, molto emozionante. E io purtroppo non vivo qui, vivo a Bruxelles, per cui questa apertura di stagione è stata veramente bella. E mi dispiace molto di non poterli vedere tutti. Bravissimi. Bello, divertente,
come inizio stagione diciamo davvero alla grande. Speriamo appunto di poter seguire tutto il resto della stagione, come gli anni passati, quando diciamo c'è stata una grande affluenza a questo teatro dei ragazzi, che ha avuto grande riscontro, è piaciuto tanto, è piaciuto ai miei bimbi, e continuerò a portarceli perché appunto è molto educativo e molto, molto rilassante anche per le mamme. Insomma, ti sei divertita anche tu, lo possiamo dire, no? Poi, se ci sono i ragazzi attorno è tutto un altro mondo. Adoro il teatro dei ragazzi, soprattutto quando è di buona qualità, esatto. E di ottima qualità, come quello che abbiamo visto qui con la Bottega della Befana, ma come quello che viene proposto da questa stagione, che appunto si è appena aperta, ma che andrà avanti fino ad aprile. E, ci sono altri 4 appuntamenti, e, quindi insomma seguiremo Lorenzo. Sì. Sempre un occhio attento, ovviamente, questa volta ancor di più, perché ci sono i ragazzi che ci daranno degli spunti davvero interessanti. Ti dico una cosa, si sta per aprire una pagina importante, perché abbiamo messo dentro in squadra noi di pomeriggio un personaggio straordinario, parlo di Lino Volpe. Guarda, sono stata contentissima quando ho saputo di questo acquisto importante. Tu che ti intendi di pallone, no? Sì. Gli acquisti, le cose. Nella campagna acquisti non abbiamo effettuato nessuna cessione, ma abbiamo messo dentro, direi, un bel centravanti, no? Quella che poi è la definizione migliore, esatto. Che poi appunto regista, autore di chiara fama, lui ha lavorato tanto su Rai 3, è un autore di livello nazionale, ma conosciutissimo, bravissimo, si occupa di spettacolo, di musica. Lui è proprio ferratissimo e coltissimo sul jazz, sì. Vorrei imparare tutte le cose che sa lui, ma insomma servirebbe veramente un'altra vita, esatto. E quindi sono proprio impaziente di seguire con tutti voi spettatori i suoi approfondimenti che inizieranno sì, già arriveranno, da questa arriverà il primo già in questa settimana, ma noi ovviamente lo accogliamo con un caloroso benvenuto, Lino Volpe, all'interno della famiglia di Di Pomeriggio, e a voi proponiamo il promo che ci fa conoscere un po' la sua figura, e soprattutto ci fa capire questo promo cosa vedrete, cosa vedremo all'interno della nostra rubrica. Prego, regia. Allora, carinamente mi hai chiesto gli spettacoli. Io capisco che un mio spettacolo vale 10 come minimo, però ne sto portando in giro soltanto uno. Non lo porto in giro nel senso che lo prendo in giro, lo porto in giro nel senso che sto andando in moltissime città, soprattutto del nord, perché Paolo Villaggio è, che bello, io dico non era, Fantozzi è per sempre. Un grande acquisto, punto, lo possiamo dire senza timore di smentita. Assolutamente, tra l'altro lui ripropone questa rubrica dopo grandissimi successi, quindi una rubrica che Volpe alla caccia
Non caccia la volpe. Questa è studiata, questa è ben studiata, devo dire. Un gioco di parole straordinario. Alla caccia, che insomma è proprio una di quelli, di quei format storici dove la cultura la fa da padrona, e lui è un grandissimo di questo settore, e quindi io sono contentissima di poter dire di essere in squadra insieme a Lino Volpe. Eh sì, è davvero una grande collaborazione che partirà nei prossimi giorni. Rimanete con noi, davvero sempre collegati, non solo in TV. Barbara, vogliamo ricordare i tanti filmati, tanti approfondimenti che si potranno rivedere sul nostro canale YouTube e sulla pagina Facebook. Assolutamente, noi abbiamo questa pagina Facebook che è sempre più seguita, sì. Lorenzo, devo dire grazie a tutti i nostri followers. Bello, bello, affascinante. Sì, i nostri amici su Facebook, e nei nostri canali abbiamo proprio, riproponiamo i servizi che potete vedere in TV e che potete vedere anche sul canale YouTube di Rete 8, poi diciamo separati per singoli approfondimenti, per singole interviste, vengono riproposti sulla pagina Facebook di pomeriggio Rete 8. Quindi andate, scegliete quello che più vi interessa, se vi va riguardate quello che avete già visto, oppure andate a vedere ciò che vi siete appunto persi durante il pomeriggio, perché magari avete fatto un pisolino un po' più lungo del solito. E soprattutto inviateci le vostre segnalazioni, i vostri suggerimenti, se è il caso anche qualche critica. Io, Barbara e tutta la squadra di pomeriggio ovviamente cercheremo di correggerci, oppure di riproporvi, come è successo con Incontri col direttore, qualche servizio di tempo fa, di qualche mese o anno fa. Barbara, io sono contento perché stiamo chiudendo questo appuntamento proprio con la notizia di Lino Volpe che farà parte della nostra squadra, e credo che sia la notizia migliore per chiudere in bellezza, no? Come si dice spesso. Assolutamente, e io sono sicura che questo apporto così importante, sì, sarà apprezzato tantissimo dai tanti che ci seguono con affetto. E soprattutto farà crescere anche noi, credo, no? Ci metterà un po' di brio in più, aspettando ovviamente i suoi approfondimenti. Allora, noi ci vediamo domani, giovedì, sempre alla solita ora, alle 17.30, per un'ora circa vi faremo compagnia, ovviamente con i nostri servizi, con i nostri approfondimenti, anche con qualche intervista in diretta o riproposta dopo qualche anno. Quindi grazie ancora a Barbara Passerini. Grazie a te, Lorenzo. Grazie Barbara, l'ultimo ringraziamento va a voi ovviamente che ci seguite sempre numerosissimi. Ci vediamo domani sul canale 10 del Digitale Terrestre, dove c'è Rete 8. Ciao a tutti.